Ok ragazzi, nuovo episodio, oggi voglio andare un po' contro tendenza e fare una tipologia di video che bene o male non ho mai fatto, ossia le 6 cose che direi a Ludovico di 8 anni fa. Perché 6 cose? Perché me ne sono venute in mente soltanto 6 e perché 8 anni fa non lo so. Perché avevo appena iniziato in questo mondo ad allenarmi e tutto il resto e credo che sia una tematica interessante perché fa capire quelli che sono i possibili errori in cui noi tendiamo a cadere e quali sono le cose che mi hanno aiutato di più a crescere e a migliorare e che avrei potuto iniziare a migliorare sin dall'inizio. Prima di entrare nella tematica vi invito a iscrivervi qua sulla nostra piattaforma, la nostra pagina di YouTube e seguirci sia su Spotify e Anchor, le principali piattaforme podcast, perché tutti questi episodi sono trasmessi anche in podcast, se vi è più comodo magari mentre state in macchina eccetera, ma seguirci soprattutto su Instagram, su quali siamo particolarmente attivi. Ok, detto questo, passiamo al primo consiglio che darei a Ludovico di 8 anni fa. Allora, Ludovico, prima cosa, non focalizzarti sulla dannata alimentazione. Cioè, eri troppo fissato sull'alimentazione, stavi là, facevi 1000 calcoli, ragionavi su 1000 cose diverse. Non farlo, perché realmente non ne vale la pena. Dedichi troppo tempo all'alimentazione, ci pensi troppo, cerchi troppo di fare alti e bassi e cerchi di vedere le differenze in termini di composizione corporea, le differenze sul tuo fisico, le differenze in termini di performance o quel che ti pare, con tante diverse strategie alimentari. Non è questo il momento per fare questi giochi, non è questo il momento per dedicare così tanto tempo, perché sei ancora immaturo per quanto riguarda l'allenamento, quindi tutte le cose che stai sperimentando sono falsate, semplicemente perché non ti alleni in un certo modo, non sei ancora maturo, quindi lascia stare. E questa è una cosa importante perché lo sai nel profondo, per quanto sei un ragazzo che si spreme veramente tanto, perché questa è una cosa mi sono spremuto fin dall'inizio veramente tanto, è molto facile cambiare le cose in termini di alimentazione, chiedere un sacrificio in più, magari a livello alimentare, piuttosto che chiederlo in allenamento. Ecco, chiedere qualcosa in più in allenamento, per la maggior parte delle persone, anche per te Ludovico mio, è molto più difficile. Quindi se io ti chiedo di fare del volume in più, ti chiedo di concentrarti di più sugli schemi motori, se ti chiedo di spremerti ancora di più in allenamento, questo ti costa un sacrificio sicuramente molto più alto. E sei un minimo spaventato, perché so che sei spaventato, di sapere che la risposta è semplicemente quella di aspettare tempo e di spaccarti ancora di più il culo in palestra. Quindi non focalizzarti così tanto sull'alimentazione e sii onesto con te stesso. Il focus deve stare esclusivamente in palestra. E passiamo così al secondo consiglio super importante, ossia smetti di giocare con quei pezzi di carta, con quei numeri, con quelle cifre. Non stare a focalizzarti sulla scheda scritta nero su bianco e cerca di lavorare sin da subito sul cercare di instaurare una certa intimità col tuo allenamento, perché stai troppo focalizzato sulla scheda così come l'hai progettato, ok? Hai pensato a cambiare il mesociclo, aumentare il volume, stai già prendendo dimestichezza con le variabili perché sono concetti che stanno facendo capolino nella tua mente già da adesso, quindi stai modulando tutto quanto, però sei troppo relegato a quelle cifre. Cioè quando vai in palestra o nel box, perché ti alleni ancora nel box 8 anni fa, quando vai là c'è quel pezzo di carta e fai esattamente quello che c'è scritto e cascasse il mondo, se stai un po' più fiacco, se invece c'è tante energie, fai esclusivamente quello che c'è scritto là, stai troppo focalizzato su quel pezzo di carta, cerca di distaccartici e inizia a lavorare sul creare una certa intimità con l'allenamento. Senti di poter fare un po' di più, fai un po' di più, senti di non riuscire, di essere un po' fiacco per qualsiasi ragione, ma eri riposa un po' di più, fai un filo di meno e dai il massimo magari la settimana dopo e cerca di capire quali sono i meccanismi che intervengono per cui se sei un po' fiacco riesci a dare tanto in allenamento, perché ovviamente puoi sfruttarli per dare veramente il massimo in ogni singola sessione. Terzo consiglio, maledetto perché la sto patendo in questo momento, allena di più le gambe, focalizzati sulle gambe, perché 8 anni fa le allenavi in multifrequenza già 2 volte a settimana, però lo sappiamo entrambi, perché io lo so, non davi tutto te stesso, no, stavi concentrato su quel dannato volume perché leggevi tutte le cose, il numero di set da fare, però non ti ammazzavi veramente. Cioè le sessioni gambe non erano così pesanti come sono adesso, e sono pesanti adesso perché tu là sei stato fiacco, ok? Non hai dato il massimo. Quindi il consiglio che ti do, va bene la multifrequenza, mantieni sicuramente questa multifrequenza perché cerca di dare uno stimolo sicuramente frequente nel corso della settimana, la proverai, la monofrequenza, perché la proverai in un certo periodo di tempo, ti darà tanto in termini di intensità, però le gambe saranno schifo in quel periodo, quindi mantieni sicuramente la multifrequenza,
Però fai una cosa, diminuisci il volume, diminuiscilo un poco, perché ok che leggi dai vari testi che più o meno dovresti fare una ventina di serie allenanti, e ci sono anche dei tecnici che in certi periodi ti hanno consigliato di arrivare fino a 80 serie allenanti settimanali per le gambe. Ok, stai leggendo tutto questo? Fidati di me, diminuisci. Stai su un 15 serie allenanti a sessione, se vuoi anche un po' di meno, quindi una ventina, trentina di serie allenanti globali di gambe nel corso della settimana, che sì sono poche, però cerca di farle fruttare al massimo, fai in modo che queste 30 serie allenanti settimanali pesino come quelle 80, ok? E vedrai che là inizierai ad avere veramente il massimo, ottenere veramente risultati sulle gambe. Magari se tu le farai crescere sin dall'inizio e inizierai ad allenarle in questo modo già in quel momento, quando arriverai alla mia età, ti assicuro che patirai molto molto di meno, perché dovrai fare tutto un reset di atteggiamento nei confronti del leg day, della sessione gambe, che non sarà assolutamente piacevole. Quindi togliti questo sassolino dalla scarpa e inizia sin da adesso ad aumentare l'intensità. Quarto consiglio, Ludo: meno stress del risultato, non stare continuamente a guardarti allo specchio, non stare fossilizzato a cercare di vedere cambiamenti sul medio periodo, non fare questi up and down tremendi, vado in bulk, no sono troppo grasso vado in cut, oddio mi vedo secco vado in bulk, no sono troppo grasso vado in cut, no, fermati, wait a second. Allora, cerca di distaccarti dal risultato, perché sta iniziando a piacerti tanto questo allenamento. Allora, cerca di vedere il risultato come una conseguenza, un quid pluris, un qualcosa che, ok, raggiungi, non importa quando lo raggiungerai, tanto comunque lo raggiungerai e goditi il percorso, perché la cosa che scoprirai più avanti è che non è tanto bello vedersi allo specchio in una certa maniera. Certo, sì, è bello, ok? Però la cosa più bella è andare in palestra con la voglia di andarci, andare in palestra con la voglia di spaccare il mondo e uscire che hai sofferto come un dannato e stare sicuramente contento, avere quella sensazione orgasmatica del porca vacca che cosa ho combinato oggi alla pressa, perché ora che sto registrando il video ho combinato una cosa alla pressa che finirà sicuramente nel prossimo programma di allenamento. Quindi cerca di concentrarti sull'allenamento, perché il bodybuilding è questo, il culturismo è questo, cioè è quello che fa in palestra. Un giocatore di tennis adora stare sul campo di tennis, un calciatore adora entrare sul campo e sentire la sensazione del la terra, l'erba sotto i propri scarpini. Sono queste le cose, la sensazione del calciare un pallone, del colpirlo di testa, non so che sensazioni si provano, perché sinceramente non ho mai avuto un grande feeling, un grande rapporto col calcio, però sono le sensazioni che hai quando fai quel determinato sport, quelle che ti devi portare a casa e su cui devi focalizzarti. Non sono sicuramente i risultati finali, perché non è quello il punto è un altro, il punto è godersi questo come sport, e lo sport è e sarà sempre uno stile di vita, quindi goditelo appieno, perché è un qualcosa che inizierai a fare e ti consiglio caldamente di farlo sin da adesso, perché non hai idea di che cosa ti stai perdendo. Quinto consiglio, maledetto, fai meno volume, non ti incentrare. So che ci sono dei tecnici che adesso ti dico sono anche stranamente famosi, che ti stanno dicendo di fare tanto volume, che ti hanno consigliato questi 40 serie allenanti per il petto, queste 80 serie allenanti per le gambe, e ti presentano tutte queste formule magiche, up and down. Fermo, ignora tutto quanto, dannazione, cerca di diminuire un pochetto il volume, perché ti stai allenando veramente veramente troppo, e chiediti quanto sono qualitative le tue serie, perché sii onesto con te stesso, lo sai benissimo che sono serie spazzatura, che sono serie buttate là come se fossi dal gommista, come se stessi semplicemente pompando il distretto muscolare. Perché ti assicuro che se adesso stai facendo queste 40 serie allenanti per il petto settimanali, io attualmente con non più di una ventina mi sfondo molto più di te, quindi ho risultati anche migliori di quanti ne stai avendo in quel periodo. Quindi smetti di ragionare su questo dannato volume. Lo so che l'evidence based e le ricerche scientifiche attualmente che stanno uscendo là adesso per te dicono che il volume è la chiave per migliorare, quindi aumentare il volume progressivamente nel tempo. Fermati, cerca prima di ragionare su quanto è qualitativa la tua serie allenante, perché prima di leggere tutte queste stronzate, perché nella maggior parte dei casi sono stronzate, te lo dico già io, davi tanta importanza all'intensità. Ti ricordi quanto ti sfondavi all'inizio, quanto portavi tutta l'esasperazione al cedimento e quanto eri contento di quei risultati? Ecco, adesso tra un pochetto inizierai a vivere uno stallo e non capirai il perché. Porca vacca, seguo esattamente quello che c'è scritto negli studi, quello che mi dicono quei tecnici che adesso sono importanti, che portano la in gara, perché non migliore? Perché sto in questo stallo? Ecco, supererai questo stallo quando ritornerai a spaccarti il culo in ogni singola serie allenante, vedrai che il volume che sopporterai diminuirà drasticamente. Quindi non concentrarti così tanto sul volume, cerca di ragionare in primis sulla qualità. Ma sesto consiglio, sprecherai tanto tempo a seguire chi va di moda, ok? Tutti i tecnici che escono, che vanno di moda, li rincorrerai come un dannato, li scriverai, li massacrerai, chiederai consulenze, spenderai una barca di soldi, e alla fine ti dico che col senno di poi ti daranno soltanto una cosa, ossia la certezza che quelle cose
stanno là soltanto perché vanno di moda. Non si sa poi perché vanno di moda. Dal mio punto di vista vanno di moda perché danno un palliativo della serie. Puoi anche non spaccarti il culo e ottenere risultati. Scusate la volgarità, però sto parlando con me stesso e so come rapportarmi con me stesso. Dicevo, ti danno quell'illusione che puoi anche non massacrarti e ottenere lo stesso risultato, ti danno l'illusione che puoi tenere sotto controllo tutto, misurare ogni cosa. Sono dei tecnici fenomenali da un punto di vista però unicamente di marketing. Quindi non seguire quello che dicono loro, anche se stanno sulla cresta dell'onda, se pubblicano tanti studi scientifici e se chiedono tanti soldi per una dannata ora di consulenza su Skype, con connessione che va e se ne va. Segui più che altro chi ti dà di più a livello istintivo, perché ci sono dei tecnici che... non lo so, lo senti dentro, che magari non vanno di moda, magari sono un po' più di nicchia, magari sono pure doped, fregatene. Se ti danno un qualcosa a livello di istinto, rincorri loro, sono molto più accessibili, ti chiederanno sicuramente meno per un approfondimento, saranno molto più cortesi, non hai idea di quanto lo siano, e ti daranno veramente, veramente tanto. Ecco, inizia sin da subito, non spendere così tanto tempo a rincorrere chi va di moda, semplicemente perché sta là a... cerca di basarti su quello che ti dice il tuo istinto, ok? Non seguire le masse, non fare il pecorone, ecco, mettiamola così. Quindi questi sono i 6 consigli che darei a Ludovico di 8 anni fa. Spero che possano essere uno spunto interessante e per voi, per riflettere su alcune magari carenze che avete. Ragazzi, serve tempo in tutto, serve tempo per instaurare una certa intimità con l'allenamento, serve tempo per raggiungere una certa intensità, però dovete muovermi in questa direzione. Io vi consiglio caldamente di lasciar stare tutto quello che è troppo teorico e sì, approfondirlo va benissimo perché è oro colato, per carità, per l'amor di Dio, però davvero cercate di vivere la palestra da quando entrate a quando uscite, di viverla appieno, di sentire ogni singola sensazione del vostro corpo, di ricercare il massimo da ogni serie, sentire i distretti muscolari che lavorano e cercare di dare tanta tanta qualità. Non vi deve importare quanto tempo state in palestra, di quante serie allenanti fate, cercate la massima qualità possibile di lavoro, perché è su quella che costruirete delle solide basi per i vostri risultati. Quindi detto questo, qualsiasi domanda, qualsiasi osservazione scrivetela qua sotto nei commenti come al solito, per installare il nostro solito confronto, e detto questo vi rimando al prossimo video.